Ciao a tutti. Allora, oggi nuovo video. Farò il refill. Oggi farò il refill. Qua ho già iniziato un po' a smontare. E questa è la situazione attuale. Sono 3 settimane all'incirca. E che dire, oggi proveremo insieme i prodotti di Clarisa, che vi ho fatto il video un po' di giorni fa, e così provo insieme a voi i prodotti nuovi. Quindi io direi di iniziare e se siete curiose, seguite il video. Quindi ragazzi, adesso vi faccio vedere come ho fatto il refill. Allora, ho lasciato appunto un'unghietta senza il prodotto, e quindi su questa unghia vado ad utilizzare il gel di Claresa, la colorazione champagne che ho preso sul sito di Infinity Nails, che tra l'altro sono usciti altre due bellissime colorazioni che sicuramente voglio prendere. Sono fantastici, non bruciano, sono dei gel costruttori tissotropici. Quindi hanno tra l'altro una pigmentazione assurda, cioè è stupendo. E quindi ora lo andiamo a utilizzare sulla mia unghia che ho lasciato libera. E questa è la forma. Allora, vedete la consistenza com'è? Lavorare sulla sinistra è sempre troppo complicato, almeno per me. Comunque, questa è la colorazione che io trovo molto fine, e vado in lampada. Ok, questo è il risultato con il gel costruttore, è meraviglioso. Io l'ho utilizzato modalità, diciamo, semipermanente, va? Perché volevo più una base un po' più rosata al di sotto, e quindi ho fatto prima la mia ricostruzione sempre con il mio costruttore, questo qua, il cover di Divina Nails, che adoro. Poi vado a mettere un adesivo, questi sono di Shein, sempre sul dito che ho messo il mio gel, ovvero l'anulare, e lo vado a prendere questo qua piccolino, questo qua. Cercando di prenderlo quanto più piano è possibile, perché sono molto delicati questi fiorellini. E eccoci qua. Veramente molto bello, molto fine secondo me. E poi come top coat vado a utilizzare sempre quello di Claresa Top White, che è il mio Maggiaro, no? È bellissimo, questo è senza dispersione e ve lo faccio vedere, è lucidissimo, veramente è stra bello.
Dire è veramente super super lucido e vado in lampada e questo è il risultato. Ora vi faccio vedere come ho fatto tutte le altre unghie ed eccole qua. Faccio un attimo, eccole qua. Allora, devo dire che stavolta sono veramente molto soddisfatta delle mie unghiette, molto di più. Allora, ho utilizzato su tutte le unghie il nuovo colore che ho comprato sempre su Infinity Nails, che avete visto già lo spacchettamento e tutto quanto. Questo è Summer Stories numero 7, è bellissimo, è veramente molto pigmentato. Bellissimo, io ovviamente ho fatto due passate come sempre, quindi questo qui quindi ho utilizzato questo qui, il top coat sempre di Claresa, il gel costruttore Champagne. E ho utilizzato ovviamente il mio cover che sto utilizzando ormai da quando ce l'ho, che mi piace tantissimo, che è sempre un gel costruttore, sempre trifasico. E poi ho messo i fiorellini di Shein, ecco perché la mia scelta. Troppo, troppo belli. Ora vado a mettere un po' di olietto sulle cuticole. Che devo dire, stavolta sono cresciute proprio tanto le cuticole e quindi le ho dovute un bel po' trattare. Ed ecco qua, questo è sempre quello, è quello di Amazon che sto terminando. Comunque, andiamo a fare un bel massaggino. Ok. Quindi ragazze, questo è il mio refill per quanto riguarda questo mese, spero che vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate. Io sicuramente farò un altro ordinuccio su questo sito di Infinity Nails perché hanno tantissimi, tra l'altro, offerte sempre di semi permanenti anche a 1 euro e qualcosa, insomma, veramente ottimo, ottimo sito. Io ho terminato, spero che vi piacciono, fatemi sapere con un commentino e io vi mando come sempre un bacione e se vi va vi aspetto come sempre al prossimo video. Un bacio, ciao!